Eccoci di nuovo, e mo che sto a combinare. Adesso prepariamo la torta Pavlova. Abbiamo qui quattro albumi che abbiamo lasciato riposare fuori dal frigorifero, devono essere a temperatura ambiente. 250 grammi di zucchero. Qui abbiamo messo sciolto un cucchiaio di amido di mais, uno di aroma di arance, di fiori d'arancia, e uno di aceto bianco. Ci servirà per far dare alla nostra torta Pavlova la croccantezza all'esterno. Cominciamo a montare i nostri albumi. Abbiamo messo un pizzico di sale che aiuterà gli albumi a montare. Origini neozelandesi e australiane questa torta. Stata dedicata da uno chef a questa ballerina di danza classica. Quasi caldo, ci siamo, un altro pochino, ragazzi.
la possiamo preparare. Abbiamo preso una placca da forno e abbiamo ritagliato un foglio rotondo dalla nostra carta da forno e adesso andiamo a preparare il nostro cestino. Perfetta, è venuta perfetta, guardate un po'. Versiamo a cucchiaiate. Dobbiamo formare un bel cestino. Eccolo qua. Farete un figurone con questa torta. Poi chiaramente potete farvi riempirla come volete, non necessariamente dovete riempirla con, potete fare una crema all'arancia, una crema al limone. Siamo stati velocissimi. Adesso per 50-60 minuti, dopo i primi 10 minuti abbassiamo un pochino il forno e poi procediamo. Dovrà rimanere, questa è una torta che rimane morbida all'interno e bella croccante all'esterno. Vedete quanto è bella? Già così. Ora andiamo a decorare con le fragole e i kiwi. Oh, ma come mi diverto oggi! Bene. Ecco qua. Abbiamo preparato il nostro cestino e adesso lo andremo ad infornare. Ci vediamo dopo.